Dovrebbe ci siamo? Buonasera, 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 buonasera per questa puntata di Tira al Segno molto particolare, tutta dedicata al toro. E la scorsa settimana è stato un disastro tecnologico. Non so per i presenti, ma proprio abbiamo dato il meglio con disconnessioni e tragedie. Questa sera, provato, sistemato, cose serie. Tutta dedicata al toro, perché? E perché le richieste sono tante. Il bovino dello zodiaco tira, tira e come. Dunque, mentre la tribù di Tira al Segno si riunisce, voi potete anche formulare le vostre domande. Siamo su YouTube, Facebook e Instagram contemporaneamente, per cui i commenti sono tanti, però io, mentre la tribù si riunisce, vi ricordo, per tutti quelli che mi chiedete, perché nuovi iscritti, nuove richieste, i libri sono due. Segni particolari, eccolo qua, che è quello tutto incentrato sulla psicologia e la mitologia. E invece io, Vergine, tu pesci, che è estremamente spietato sul profilo amoroso e caratteriale dei segni zodiacali. Ma andiamo subito ai fatti con la prima mail della serata. Per i nuovi, soprattutto su Instagram, noi leggiamo le mail di quanti ci scrivono. E qua. Vabbè. Dunque, prima di tutto, scrive la nostra amica, io sempre i nomi, non dico mai nulla perché voi alla privacy ci tenete e questa mail necessita di molta privacy. Prima di tutto, scrive la nostra amica, mi piace tantissimo il tuo modo di parlare dei segni. Ecco, sei super interessante e questo è quello che rimane perché secondo me adesso leggendo la mail e commentandola, questa è una persona che non mi seguirà più. Qualche giorno fa mi dicevo una persona, tu sei specializzato in video e dirette per perdere follower, cioè mentre la gente fa di tutto per avere gente che si iscrive, che ti segue, io faccio l'opposto, perché poi le risposte non sono quelle che le persone vogliono sentirsi dire. Andiamo avanti in questa mail. Colgo l'occasione della serata Toro X chiederti, tutta la mail è scritta così. E io sono vecchio dentro, quando vedo X, dico, hai avuto un ictus, ti ha preso qua le corde vocali, non riesci a scrivere bene, perché scrivi così? Comunque, colgo l'occasione per la serata X, Toro, per chiederti un feedback astrologico sulla situazione in cui mi trovo. Io pesci ascendente acquario, quindi abbiamo a che fare con una pesciolina ascendente acquario. Dunque, sì, non c'è un problema su YouTube, ma tanto io con la tecnologia. Pesce ascendente acquario, lui toro ascendente bilancia. Sperando sappia la sua ora di nascita corretta. Quindi supponiamo sia ascendente bilancia, ma potrebbe essere da quello che scrive. Relazione a distanza. Lui è tornato con la sua ex, una capricorno, quindi per le persone normali e quindi. Lei è rimasta normale, per quelli che vogliono scrivere in italiano, che vogliono scrivere perché con non è né italiano, né inglese, né tedesco, né spagnolo, né arabo, è con quindi lei è rimasta incinta. Lui è tornato dalla ex. L'ex è rimasta incinta. Il dovere prima di tutto, probabilmente, ci si vedeva in parallelo, chissà da quanto. Anche se lo ha ammesso, anche se non lo ha ammesso, uno deve tradurre. O comunque lei è riuscita a ricomparire nonostante non funzionasse mai. Questo non l'ha scritto per esteso, perché siccome ci brucia, che è della ex di lui, lo scrisse per esteso, non fece non funzionasse mai. Noi abbiamo continuato a vederci, sai come ci sguazziamo noi pesci nelle catastrofi? A parte gli scherzi, c'è molta affinità, ma ovviamente io gli sto chiedendo di chiudere con lei. Ma lui è un toro, è tipo il sequel del Titanic e io sono Jack? No, amica mia. No, intanto ti prego, scrivi come le persone che possono scrivere, giusto? Qualunque lingua, qualunque ideogramma, anche in cinese e in giapponese, se non fai la stia dell'ideogramma, invece di scrivere casa, scrivi cane, giusto? Poi non è che io mi voglio, come dire, accanire causa la scrittura a me odiosa in questo senso, ma non è che tu sei Jack del Titanic, tu sei l'altra, sei l'eterna altra.
E in questo ruolo di altra ci sguazzi, perché una pesciolina ascendente acquario, dove c'è acquario ci sono amori a distanza, perché l'acquario, gente in casa, palle al piede di amori come noi comuni mortali che conviviamo sotto lo stesso tetto, non ne vuole. Il pesce in più ha un'attrazione spasmodica per casi patologici, casi clinici o amori tormentati e tormentanti. Detto ciò, ti sei presa la parte pesce unita alla parte acquario. Tu te lo sei scelto già impegnato. Peraltro lui è tornato con la sua ex e lei adesso è incinta, cioè lui torna da lei incinta. Lascia perdere se lui è toro, gemelli, acquario, capricorno, pesci, gatto, canna. Tu te lo sei scelta a distanza e impegnato. Lui torna dalla ex, lei è incinta di lui e tu lo vuoi convincere a tornare da te. Ma ci vuole Lourdes, cioè miracoli che Lourdes non si scomoda per queste cose. Ma il punto è un altro, lui toro è massimo rendimento col minimo sforzo, da te non ci torna, perché smontare tutto, a parte che l'avrebbe già fatto, non sarebbe tornata da lei e non avrebbe messo incinta lei, nel mondo degli adulti, al di là dei segni zodiacali. Nella fattispecie con te non ci torna, giocando con i segni zodiacali, proprio perché è toro. Ma la mia domanda è, invece di chiederti se sei Jack nel Titanic, non è meglio appunto chiedersi perché vuoi fare l'altra? Perché è chiaro che tu voglia fare l'altra, e qua c'è tutto l'elemento acquario che, ribadisco, palle al piede non ne vuole. Dove c'è acquario in un tema natale, poi non parliamo in ascendente, sono persone che i legami, quelli intesi in modo borghese, non li gradiscono né rifuggono. Era tutto troppo perfetto, io vorrei capire perché non vedo i commenti. Ah, eccovi, sono scomparso di nuovo. Niente. Eccovi qua, eccovi qua. Rosemary scrive: no, no, cara ragazza, il Titanic sei tu. Mazza tribù, siete spietati, ma diamogli un poco di... Sì, sei tu, ma no, ma non nel senso che affondi, nel senso che... Va bene, passiamo alla prossima mail. Prima di passare alla prossima mail, siccome questa settimana, dato che abbiamo già affrontato l'argomento toro, e la luna in acquario, questo arriva da Instagram, la luna in acquario ha a che fare più con la figura materna, comunque sia un bel pacchetto di acquario nel tema natale, che sia luna, gente, tende sempre ad evitare gli amori borghesi. Una luna in acquario, la nostra amica fuori di, leggo senza occhiali da lontano, fuori di, e non riesco a leggere il seguito, la luna in acquario ha a che fare con la figura materna, potrebbe identificare una anaffettività della figura materna, una freddezza nel rapporto con i propri figli, o potrebbe indicare anche una difficoltà, però minore, bisogna vedere poi il tuo segno zodiacale, il tuo ascendente, nell'appunto legarsi a persone in modo proprio, in modo taurino, ecco, in modo... Dicevo, sono arrivate tantissimissimissimissime email su con chi va d'accordo il toro, prima, quindi vorrei fare rapidamente una carrellata, la trovate in tantissimi video, soprattutto su YouTube miei, sul mio canale, ma anche sulla pagina Verge to Pesce, qualcosa anche su Instagram, che Instagram con i video lunghi comincia ad avere un po' di problemi. Ciao tribù, ciao tribù, ciao Lena. Allora, il toro in pole position è con Vergine e con Scorpione, e anche col toro, sono i tre segni con cui proprio si incontrano come due grassocci colibri, belli solidi, questi colibri svolazzo, due libellule bovine, si incontrano con la Vergine, col toro e con lo Scorpione. Sono tre legami molto diversi, attenzione, io parlo di toro, ma sempre per tutti coloro che mi seguono da poco, non è soltanto il segno solare che fa differenza. Può essere toro in ascendente, il partner a Vergine in ascendente ed ecco l'incastro, o con Venere. I giochi di un tema natale sono molto complessi, ma al tempo stesso semplici. Quindi guardiamo i segni come elementi, come pulsioni, come dice Lisa Morpurgo. Dunque, la pulsione toro
Lega con Vergine, Toro e Scorpione. Con Vergine abbiamo un legame molto complementare. Col Toro proprio Dio li fa e li accoppia, infatti la coppia Toro-Toro è quello proprio, da proprio due bovini felicemente al pascolo, scusate. La coppia Toro-Scorpione è una coppia molto più sofisticata che avviene e che si compie più che altro in età matura, secondo matrimonio, terzo, quarto, quinto. Il Toro sceglie lo Scorpione così come lo Scorpione sceglie il Toro più avanti negli anni, e come dico sempre, il Toro risulta il grande esorcista dello Scorpione. Molto interessante quando la cosa avviene in ascendente. Magari abbiamo, ecco, un Acquario ascendente Toro con un non so, Sagittario ascendente Scorpione, cioè dov'è l'incastro? È negli ascendenti, perché lo Scorpione trova nel Toro colui o colei che porta, passatemi il termine un po' altisonante, pace terrena allo Scorpione. Il Toro riesce a esorcizzare appunto il mondo interiore dello Scorpione, che facile e semplice non è. Di contro, lo Scorpione dona al Toro, diciamo, quella profondità, quell'introspezione. Ora i Tori si incattano da morire, c'è tutta questa puntata, un capitolo dedicato agli insulti che sono arrivati da parte delle persone del segno del Toro. Diciamo che l'introspezione, tranne alcuni casi particolari, mai far di tutta l'erba un fascio, ma l'introspezione non è proprio una delle caratteristiche più acute del Toro. Molti scriveranno, ma Marx era Toro, anche Kant era Toro. Sì, ma di due geni non è che a casa c'hai Marx o Kant, c'hai tuo compagno, tua compagna, tuo cognato, tua zia, quello. E non è esattamente la stessa cosa. In più, nel caso di Marx e Kant, ne potremmo citare tanti altri, lì il Toro, non sappiamo gli ascendenti, ma lì il Toro è stato a servizio della speculazione filosofica, ma non in modo astratto. Sia Marx che Kant, se no il discorso si fa un po' troppo palloso, ma sia Marx che Kant hanno in qualche modo costruito un sistema. Marx legato più a un fattore anche economico, Kant la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica, cioè hanno, come dire, compattato la situazione. Quello che fa il Toro, scrive il grande astrologo André Barbot, non c'è più, grande astrologo francese nonché filosofo, il Toro è il grande addensatore di materia dello zodiaco. Termine che mi è stato criticatissimo nei video dedicati al Toro che ho postato, non l'ho scritto io, l'ha scritto André Barbot, lo condivido in pieno come tutti coloro che amano l'astrologia, perché il Toro è un gigantesco addensatore di materia, che lo faccia bene o che lo faccia male, che lo faccia in modo palloso o lo faccia in modo divertente, questo è un altro discorso. Quindi ribadiamo, Toro, Scorpione e Vergine, le tre coppie molto diverse. Anche col Cancro il Toro trova una sua... Potrei chiedere a quale indirizzo potrei scrivere per mandare una mail? Valentina, iovergine2pesci@gmail.com. iovergine2pesci@gmail.com. Non le leggo tutte, ne leggo sempre alcune che in qualche modo sintetizzano. Tutte queste, per esempio, sulle coppie non le sto leggendo. Dicevo, va anche bene col Cancro, anche se la coppia Toro-Cancro può risultare un po' proprio da piaghe, da decubito, nel senso che ritrovato a tavola o sul divano sfatti di se stessi. I segni di fuoco difficilmente legano col Toro, ma anche qui non generalizzate, non è da prendere proprio così, va preso quello che dico in maniera molto ampia. In genere l'elemento fuoco non lega col Toro perché l'elemento fuoco s'appalla. C'è un Leone, un Sagittario o un Ariete, trovano il Toro gradevole la prima sera, il secondo weekend, la prima vacanza, dopodiché due palle che ti si schiantano, perché il segno di fuoco ha tutta una sua dinamica. I segni di terra, Vergine e Toro legano, appunto l'abbiamo visto, col Toro coppie perfette, Capricorno un po' meno, perché il Capricorno trova il Toro un tantino basico. Perché dei tre segni di terra, quello più speculativo, quello più onirico è il Capricorno. Quanti scrittori Capricorno, la doppiezza del Capricorno. Edgar Allan Poe era Capricorno, ne cito uno per Kafka. Ho detto una cazzata col botto, Kafka era Cancro. Insomma, il Capricorno col Toro mica tanto. Segni d'aria, difficilissimo, a meno che le cose non si accrocchino bene in ascendente o quant'altro, perché se il segno di fuoco s'appalla per un motivo, il segno d'aria accanto al Toro
si sente proprio come se voi pigliate una pezza e la mettete in bocca, cioè, si sente soffocare. Acquario, Gemelli e Bilancia accanto al Toro soffocano. Infatti, la nostra amica della mail di prima, che Titanic, queste qua, sì, ma come ho detto prima, a distanza se l'ho presa, perché il Toro in casa non se lo mise, lo lasciò a chi? Alla compagna Capricorno, che si lasciò ingravidare. Comunque, i segni, dunque, acqua l'ho detto, fuoco l'ho detto, aria l'ho detto, terra l'ho detto. Bene, le coppie sono fatte. Andiamo avanti. Scrive quest'altra nostra amica, leggiamo da... Aspetto la diretta a luglio sul Cancro. Ma no, ma non è che non è proprio così. Forse questa nostra amica Fabiana ci segue da poco. Non è che per forza in quel mese si fa la diretta del segno. Questa è una variante che è capitata per la mole abnorme di mail arrivate prima sul Capricorno e poi sul Toro. Però non è proprio così. Cioè, noi facciamo delle dirette dove leggiamo le mail di tutti. Nella fattispecie adesso leggiamo questa nostra amica che scrive: sono circondata da scorpioni. Io Toro ascendente Scorpione, quindi carnefice e vittima, o anche diciamo esorcista ed esorcizzante nello stesso corpo, in senso comico esorcista, perché bisogna stare attenti che altra volta ha scritto uno che crede nei segni zodiacali è peccato mortale, quindi attenzione che il web pullula di pazzi, ci sono pure io qui in mezzo, quindi non mi esento dal circo. Io Toro ascendente Scorpione vivo molto male la cosa. Mia madre Scorpione, terribile e crudele. Ho conosciuto una madre Scorpione terribile e crudele, e proprio in questo libro me ne hanno parlato, un'intervista che ho fatto, chiamiamola così, quando lo Scorpione sa essere crudele come genitore, lo è in un modo spietato. Ho rotto con la mia migliore amica, Scorpione, a causa della sua invidia e gelosia. Va detto che se lo Scorpione si pone in modo invidioso, lo è come pochi. Attenzione, per chi non mi conoscesse bene, attenti che io ho un amore sviscerato per lo Scorpione. A teatro lo difendo a spada tratta. Va detto che quando è invidioso veramente è pericolosissimo, perché prova una profonda invidia esistenziale verso gli altri. Secondo alcuni scorpioni, gli altri sono persone serene, hanno una vita fatta di coriandoli, borotalco e raggi di sole, e loro sono le uniche creature cupe e appesantite dall'universo. Non è così, ma voglio la spiegare. Una mia carissima persona di fiducia è Scorpione, continua la nostra amica. L'uomo che ho conosciuto di recente è Scorpione, è figlia mia, e che cosa è? E lui fa giochi di potere. Vorremmo capire quali sono questi giochi di potere, se di natura sessuale, se di natura, non so, politica, che ne so che fa questo. Veramente terribile, voglio uscire da questi incubi, spero di farcela. Allora, innanzitutto, l'uomo che fa giochi di potere, salutalo e dici tesoro mio, valli a fare da qualche altra parte, abbiamo un paese pieno di giochi di potere, valli a fare da qualche altra parte, non nella mia camera da letto o nella mia vita. Per quanto riguarda la mamma, quelli sono tasti su cui non si può scherzare, quando un genitore non assolve il suo ruolo, anzi, perché quando se ne va e si leva di mezzo in qualche modo perché non vuol svolgere il suo ruolo, non so come la pensate voi, ma quasi quasi è meglio quando lo fa innescando meccanismi terribili e crudeli, come scrive la nostra amica, sono cose terribili che si pagano inevitabilmente nel tempo. La tua migliore amica che è invidiosa, hai rotto, meglio così. C'è un punto fondamentale, ti ho risposto prima tra le righe: il Toro ha tira lo Scorpione, tu poi sei Toro ascendente Scorpione e per loro sei una calamita. Sei sufficientemente simile da riconoscersi loro in te e sufficientemente esorcizzante, per continuare a giocare con questo termine, per essere per loro quella botta di vita che loro cercano e non hanno. Io credo che non si può fare di tutta erba un fascio, forse sei stata sfortunata. Se dovesse la tua vita capitare uno scorpione o una scorpiona, validi sicuramente si faranno perdonare i torti compiuti dagli altri scorpioni precedenti alla tua vita. Se proprio ne vuoi più, senti, trovati una bella vergine, tu sei Toro ascendente Scorpione, o vergine, o cancro, una cosa più rilassata, più tranquilla, oddio, più rilassata, meno pericolosa, ecco, meno pericolosa. Oh...
Buongiorno, sono Margherita da Genova. Questo lo posso leggere perché la mail è di tutt'altro tono, segno toro ovviamente. Potresti fare un video sull'entrata di Giove in toro e il suo effetto per il nostro segno massacrato oramai da anni? Cara Margherita, il video c'è. Io non, gli oroscopi li faccio in maniera molto cialtrona, faccio uno ad inizio d'anno e uno all'inizio dell'estate, ma proprio giocandoci. Se vai indietro sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook, fai così col ditino, lo trovi. Qui posso dare un accenno molto rapido perché l'oroscopo non è proprio, chi mi segue lo sa, la mia passione. Mi piace molto più indagare sui caratteri che non sul futuro, che poi l'astrologia non parla proprio di futuro, semmai di passato. Comunque, ti posso dire per tutti gli amici torni in ascolto che se lo vogliono sentire, che in questa seconda parte dell'anno che sta per iniziare c'è questo Giove che entra nel segno del toro e che dà proprio Giove in toro è proprio, come dire, il cacio sui maccheroni al posto suo nel momento giusto, è tutto perfetto. Questo non significa che tutte le persone del toro no. Tanto perché giocando con l'astrologia devi vedere ascendenti queste qua là, il tuo Giove specifico. Quando sento di dire gli oroscopi Giove entra nel toro, sì, ma il tuo Giove oltre a essere in toro, come è posizionato il tuo tema natale, bisogna capirlo, come è quadrato, trigono, pim pum pam, tutte quelle cose astrologia che magari non gioca a suo favore. Peraltro non è che possiamo affidare tutto all'astrologia, aiutati che Dio ti aiuta, semmai, come dico sempre, l'astrologia ci dice dunque. C'è un vento propizio, tu smuoviti e usalo. Il termine smuoviti per il toro non c'è perché i segni di terra, tranne il Capricorno, Vergine e Toro in modo particolare, si definiscono segni operosi, ma noi sappiamo bene chi ha a che fare, voi sapete che ho a che fare con la Vergine moltissimo, chi vive con queste persone sul lavoro, a casa, sa benissimo che di operoso, perché il motto è massimo rendimento col minimo sforzo. A tal proposito, io purtroppo sono toro ascendente leone, praticamente una no, ma perché bombe, cose, esplosioni? Ma no, anzi, toro ascendente leone, prendi la bonarietà del toro, cara Mary, mettici quello sfuculio del leone che altrimenti il toro mangia, dorme tutto il tempo, perché lo sappiamo qual è il ritmo del toro. A teatro ci facciamo un alto unico, ma scopa dorme, dorme, scopa, quello che c'è. Ciao Vincenza, ciao Franca, ciao a tutti. Ora volevo a questo punto raccontarvi, a proposito di massimo rendimento col minimo sforzo, nonché della operosità del toro, che un aneddoto che mi è stato riferito, non è una mail, mi hanno telefonato oggi per raccontarmelo, però non posso dire né chi me l'ha raccontato né la persona in oggetto, perché proprio non si può, ma sappiate che c'è una persona del segno del toro in Italia, sparsa lungo la penisola italiana, che avendo raggiunto il limite, ma sentite il ragionamento, sentite un po', avendo raggiunto il limite massimo di amici su Facebook, perché lei ha ancora il profilo, c'è la pagina più antica di me praticamente, avendo raggiunto il numero massimo, questa torella ha mandato un messaggio a tutti i suoi amici Facebook scrivendo. Mi hanno anche inviato il messaggio, ma io non lo posso leggere perché altrimenti diventa veramente di basso livello. L'aneddoto lo posso raccontare, ma altrimenti riconoscono che sicuramente nella tribù e tra i miei ci sarà qualcuno che è ovvio. Praticamente lei ha mandato un messaggio a tutti i suoi contatti scrivendo: ho raggiunto, sono quasi al limite massimo dei contatti. Siccome non è carino che cancelli io alcuni contatti, fate voi un'analisi vostra se è il caso di essere amici o no, magari contatti con cui mi sento poco o nulla, e cancellatevi da voi. Io nel riferirvela già ve la sto ignorando. Il messaggio è molto più incredibile e spietato. Soltanto un toro poteva scrivere una cosa del genere. Cioè, il presunto alibi di non voler ferire qualcuno è una grande paraculata tipica del toro. Alla torella in questione, proprio le sudavano i polpastrelli a dire: aspetta, con questo non mi ci sento, lo cancello. No,
siccome le sudavano i polpastrelli, massimo rendimento col minimo sforzo, peraltro complicando le cose, perché il toro è specializzato, crede di minimizzare energie e complica le cose in modo inaudito. Sempre dico il mito corrispondente con il minotauro, che usi in un labirinto, perché il capricorno è contorto. Insomma, lei manda un messaggio dove gli altri, con tutti i cabasisi che abbiamo, io devo andare a vedere se mi sento o non mi sento con lei, e devo io andarmi a levare io, no? Solo un toro poteva fare una cosa del genere, ed è la pigrizia pratica raccapricciante di certi toro, non del tutto, non di tutti, unita alla capacità in nome di una sorta di pseudo sincerità, perché alcuni toro sono fatti così, di combinare delle gaffe e degli scivoloni di stile allucinante. Per fortuna non tutti, complimenti per la faccia tosta, ci vuole la faccia come il cuculo, come la faccia con il cuculo, cioè che io proprio mi dovrebbero sparire tutti i contatti, dovrebbero cancellare. Comunque, io lo so chi è, ma come ti è venuto in mente di scrivere una cosa del... Ti tirerei le orecchie proprio così, per dire. Va bene, toro pigro, no, è solamente una mummia egizia. Ma loro si credono dinamici. Tutti i segni di terra si credono dinamici. Quello che realmente lo è il Capricorno. Pesante, pesantissimo, ne possiamo parlare male quanto volete, ma Capricorno operoso. La Vergine... Sì, ma è un po' troppo. Alla Vergine vedi che comincia a sbattere tra i quattro muri, che tu dici non si è fermato un attimo, ma che cazzo ha fatto? Non si sa. Il toro è appunto quello che abbiamo detto. Toro ascendente cancro con bilancia ascendente acquario. Toro ascendente cancro con bilancia ascendente acquario. Ma il toro ascendente cancro dove lo metti sta? Tendenzialmente a casa di mamma, se ancora la mamma c'è, seduta a mangiare. Bilancia ascendente acquario sta con il toro. Anche bilancia ascendente acquario, anche col toro. Giovanni, non mi prendete alla lettera, si cazzeggia qui, Giovanni, si cazzeggia. Chiummo presente, bene, Chiummo sono gli amici del Capricorno. Andiamo avanti. La seconda parte di questa puntata è dedicata ad una serie di insulti, non uno, ma una serie di insulti arrivati dal segno del toro, che sono bellissimi perché sono assolutamente in linea con quanto abbiamo sostenuto, dico abbiamo perché la tribù tutta il segno ha confermato tanti aspetti che sono stati da me evidenziati nel video, ma poi non vi dico a teatro. A proposito di teatro, domani sono a Torino, ultime date della stagione, domenica anche, sono due date doppie, purtroppo, ma per fortuna tutto esaurito, quindi amici di Torino, chi è rimasto fuori e fuori, ma ci vediamo la prossima stagione. Io Vergine tu Pesci ricomincia a ottobre insieme agli altri miei spettacoli, cammina parallelo alle altre mie produzioni, e per gli amici di Torino arriverà anche il nuovo spettacolo, quello tutto incentrato sulla mitologia, che è bellissimo, non lo dovrei dire io, ma è veramente bello. Dunque, seconda parte dedicata tutta agli insulti. Tutta toro, A Pescara, Fabiana, io vorrei tornare, vorrei proprio, logisticamente quest'anno è stato difficile perché io ho avuto tre produzioni contemporaneamente. Al momento non è in programma, però è una delle date in cui, una delle piazze in cui vorrei tornare. Mitico Auditorium Flaiano di Pescara. Chi se la dimentica l'ultima di Pescara? Ariete ascendente Gemelli, lei Pesce ascendente Scorpione e tu Ariete ascendente Gemelli, ma non siete una coppia, siete un condominio, dai su, siete un condominio, dovresti scrivermi altre cose, altri partecipanti a questa coppia, non siete soltanto due. Allora, partiamo col primo, lo so, in Sicilia ci starebbe. Laura, ti dico soltanto una cosa, ci stiamo lavorando, purtroppo la Sicilia, io sono palermitano, vivo a Roma da tantissimi anni, la Sicilia, e lo dico pubblicamente, non è mai molto generosa con alcuni suoi figli, almeno con me lo è stata solamente nel grande maestro che ha avuto, Pippo Spicuzza. Andato via lui, purtroppo non è più fra noi, è la regione che chiama meno, ma ci stiamo lavorando perché veramente mi pesa tanto non aver fatto poco nulla in Sicilia. Chiusa parentesi.
tu dici solo cazzate. Noi del cancro andiamo d'accordo solo con persone sincere e sensibili come noi. Io sono assieme a un toro da 20 anni e ti garantisco siamo un corpo e un'anima. Con lo scorpione noi non ci confrontiamo, è troppo falso e leccaculo. Con la vergine siamo compatibili solo da lontano. Vai a fare un altro lavoro, non ne hai azzeccata una. Bello. Io sottolineerei, qua c'è l'elemento toro che è del compagno, la coppia toro-cancro, ve l'ho detto, sono una coppia, io li vedo, bisogna parlare con i figli se ne hanno, ma è bellissima la prima parte, in questo caso la nostra amica cancro, dolce, delicata, democratica, affettuosa, come alcuni cancro sanno essere, tu ci solo cazzate, ma va bene, noi del cancro andiamo d'accordo solo con persone sincere e sensibili come noi. A teatro ci facciamo un atto unico su questo, cara amica, perché molte persone con alcuni cancro, quelli sensibili e sinceri come te, proprio non ci vogliono avere a che fare, perché il mondo è brutto, siamo tutte persone poco sincere, poco sensibili, siamo tutte persone schifose, e noi con questi cancro non possiamo, perché non è giusto che voi così sensibili e sinceri abbiate a che fare con persone schifose, come persone che non sanno come noi rapportarsi al cancro. Tieniti il marito che ti chiede da 22 anni, che è meraviglioso, una coppia solida e perfetta. Altro insulto del toro, e qui gli insulti del toro sono tutti simili, perché sono composti di poche parole, perché là c'è il risparmio, no? Della nostra amica toro che manda il messaggio, perché gli altri devono levarsi alla pagina, dal profilo. Tutte balle! Trovate questi sotto il video del toro, l'ultimo video del toro. Tutte balle. Poi, un altro. Minchiate! Punto. Va bello, perché è sintetico. Un altro. Ne avessi azzeccata una, dipendosi a me. Un altro. Hai sbagliato, segno! E poi ancora, cazzate col botto, tutte minchiate, e andiamo avanti. Loro hanno questo insulto sintetico. Vedete il cancro come ha dovuto dirmi che lei è sensibile e lei è sincera, ma lei ha il marito toro, ma con la vergine no, con lo scorpione no, vai a far... Cioè, il cancro ha verbalizzato tutto il suo mondo interiore con cui ha ammorbato noi. Il toro no, secco, l'insulto è secco, rapido e micidiale. Bene, leggiamo qualche commento. Ainet 90, io toro, i cancro manco nell'uovo di Pasqua, grazie. Il mondo è bello perché vale. Andiamo su Instagram, io ti amo, ma troppo. Anche io ti amo, però in modo affettivo e professionale, perché sono impegnato, ci ho messo su famiglia, quindi non possiamo. Poi ecco, non sono svolazzante, sono bello, ma perché svolazzi a fare, basta. Cazzate, balle, mica scazzi. Io su questo grazie veramente. Aspetto, è arrivato un messaggio enorme. Buonasera, grazie a lei ho scoperto il mio e mio povero marito. Io toro e come capito ascendente sagittario, e lui sagittario ascendente capricorno, siete perfetti, e lui è stato più tenero di me e io volevo cavalcare più di lui. Quindi abbiamo fatto felici e contenti, apprezzo tanto che mi ha fatto sentire libero. Suppongo che quest'uomo non ci sia più, non ho avuto per niente gelosia, una bellissima storia e ti ringrazio per questa testimonianza, ma infatti eravate toro ascendente sagittario con un sagittario ascendente capricorno, perfetto. Bene, sì, in senso professionale, certo, ovvio. Va bene ragazzi e ragazze, compagni e compagne della tribù, amici tutti riuniti, ci e amiche, Ci vediamo giovedì prossimo per una puntata di cui non so il tema, non sarà più serata a tema di un segno, in base alle mail che arriveranno vediamo un po'. Scrivetemi qualcosa sulla famiglia, che è un tema che mi interessa molto. Io Vergine, tu Pesci, @gmail.com. Vi saluto con tanto affetto, ciao. Stoppiamo qui e stoppiamo questa diretta a tutti tribù. Thank you.